Bentornato sul canale, oggi riprendiamo la mia batteria con quattro microfoni, kick, tom, tom e un over mono. Perché ho scelto di riprendere la batteria in questo modo? Perché ho preso il Neumann TLM-102 come over, sto aspettando che mi arrivi il secondo, quindi ne ho solo uno, e volevo sentire come questo microfono riprende tutta la mia batteria. I microfoni presenti sulla batteria sono kick-in BA19A della Behringer, su timpano e rullante i 604 della Sennheiser, e il Neumann TLM-102 come mono overhead. Andiamo subito in sessione su Logic per sentire come è venuta questa ripresa. Ti faccio subito vedere che ho spento tutti i plugin, tranne questo gate sul floor tom da 14. La bagging è questa qui, te la faccio sentire. Viene dal libro di Jim Riley, Survival Guide for the Modern Drummer, te lo lascio in descrizione. E adesso ti faccio ascoltare un attimo come si sente tutto, batteria più bagging, senza nessun tipo di plugin. Non c'è nemmeno il riverbero attivo, come vedi è disattivato. Devo dire che si sente molto bene, è abbastanza incollata, nonostante ci siano tutti i plugin spenti. Apriamo un po' di riverbero, vediamo che succede. E mutiamo la bagging. Sentiamo che è bello saturo il suono. Adesso ci andiamo ad ascoltare il solo TLM, quindi solo l'over. Questo è il suono del solo TLM sulla batteria, un solo microfono per tutta la batteria. Secondo me è pazzesco. Riapro un pochino la backing andandola ad alzare di volume piano piano. Questo è il TLM, solo il TLM, con la backing, pazzesco. Riapriamo tutto. E adesso andiamo a mettere tutti i plugin. Chiudo la backing. Ti faccio ascoltare il solo overhead. Cosa si può dire di questo microfono se non che sia sublime? Ha un suono incredibile, contemporaneamente vintage ma anche moderno, preserva i transienti, da solo ti dà tutta l'immagine della batteria, nonostante siamo in una stanza che non è trattata proprio come dovrebbe essere, quindi riesce a far suonare bene anche una stanza che non è pensata per questo scopo. Io mi sono letteralmente innamorato. Da quello che leggevo, ma vi chiedo di farmelo sapere nei commenti perché io non ho ancora ben capito questa cosa, la capsula del TLM-102 è molto simile o derivata da quella dell'U67, il leggendario microfono che si utilizzava in studio
negli anni 60, negli anni 70, un sacro graal, incomprabile però perché costa 3.000 euro, solo uno. Il TLM-102 sarebbe l'U67 dei poveri, mica tanto poveri perché ha il suo bel costo, costa circa 600 euro. Non vedo l'ora che mi arrivi il secondo per poter riprendere la mia main drum, quella grande, con la cassa da 22, con tutte e due gli overhead TLM-102. Ascoltiamoci adesso la batteria senza backing, solo col riverbero e senza plugin, poi con i plugin e con la backing. Questo microfono mi piace da matti. Siamo arrivati alla fine anche per questo video. Spero che ti sia piaciuto e ti sia stato utile. Fammelo sapere nei commenti. E a me non resta che ricordarti che se i miei video ti piacciono, cliccando qui ai lati potrai vederne altri due. Se invece clicchi qui al centro puoi iscriverti al mio canale. Seguimi sui miei social, Instagram e Facebook. Non dimenticare di leggere gli articoli sul mio blog diventarebatterista.it. I link ti li lascio come sempre giù in descrizione. Se lo fai sei un grande, io ti mando un grande saluto e ti aspetto alla prossima. Ciao!